Abbiate fiducia in Dio. Nella sofferenza e nella prova bisogna raddoppiare la fiducia in Dio. Come aumenta il dolore, allo stesso modo deve aumentare la fiducia. La fiducia in Gesù è nutrita dall'amore e l'amore cresce con la conoscenza e la frequenza. Gesù per primo ci ha amati e continua ad amarci infinitamente. Il mondo è smarrito e occorre avere fede e aprirci all'amore che salva, che illumina, che risana, che dà la vita. Stiamo con Gesù, lui ama stare con noi e insieme con lui anche con Maria, nostra madre. Impareremo con loro l'arte di amare. Non è difficile. È la cosa più naturale, che ci rende felici e ci dona speranza. Amen.